Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo sulla nuova avventura di Clash of Clans. Scusate ragazzi se sto venerdì non ho portato video, vi chiedo veramente scusa, ma ho avuto un sacco da fare in casa quindi non sono riuscito bene. Ah ragazzi, come potete vedere ho solo più 2 di nero. Vi starete chiedendo, come mai è solo più 2 di nero? Sì, ho avviato i dommatori al 2, finalmente. Ragazzi, io comunque se non porto video vado avanti, cioè ho fatto 20.000 di nero solo per i domatori, quindi è stato un bel duro lavoro. Ho deciso di fare i domatori perché il re barbaro mi serve per attaccare, quindi adesso andiamo a raccogliere. E mi serviva per attaccare e mi serve anche adesso, quindi ne ho veramente bisogno del re barbaro. E ho deciso di fare proprio i domatori per questo motivo qua. Io ragazzi, tra l'altro c'ho anche la tesoriera, cioè c'ho 94.000 di oro nella tesoriera, ormai di oro ne ho da vendere, ne ho. Quindi allora rimuoviamo gli ostacoli che mi danno gemme per ora. Poi direi di andare anche a donare, direi, così almeno siamo a posto. Allora, andiamo a donare qualche truppa. Io ragazzi, adesso piano piano in questa settimana cercherò di fare il nero per avviare il re barbaro al 5. Così dopo aver avviato il re barbaro al 5 farò poi il town hall all'8. Quindi piano piano ci siamo, ragazzi, manca solo più una cosa da fare, una sola. E piano piano ci siamo a fare il TH8. Bene, direi adesso di fare le truppe qua, di andare subito a cercare il nostro degno avversario, così almeno da prendere nero. Io ragazzi cerco solo gente con tantissimo nero. Questo, guardate questo quanto elisir che mi ha fottuto. Cioè, mi ha distrutto, sì, mi ha fottuto veramente tantissimo elisir. Cazzo, ho perso troppo elisir. Vabbè, dell'oro chi se ne frega. Come potete vedere ne ho in abbondanza qua di oro. Minchia, se volete attaccarmi pure solo per l'oro va bene. Per il nero potreste anche risparmiarvelo, però per l'oro prendete quello che volete. Dai, a parte gli scherzi, andiamo a cercare il nostro degno avversario. Ragazzi, io questo penso che ce l'abbia tutto nelle trivelle. Ci potrei anche tentare, proviamoci. Massimo, se è così, vado a cercare poi un altro avversario, vado a cercare ovviamente. Sì, ragazzi, ce l'ha tutto nelle trivelle, perfetto. Dopo direi di andare subito a cercare un altro avversario, perché non posso aver fatto un attacco del genere. E io direi di buttare anche qualche truppetta qua, giusto una cinquantina di truppe, per farsi di rubare quel nero. Ok, ancora 2 bastano. Sempre se vanno sul nero, sì, perfetto. Ok, allora adesso direi che quelle truppe devono girare. Sì, oggi andremo a fare 2 attacchi, ragazzi. No, perché io comunque per fare l'ultimo goccio di nero che mi mancava ho dovuto far così, ho cercato solo gente così e l'attaccavo, cioè vedete, l'ho fottuto tutto. Più che altro la cercavo con i depositi, io cercavo quelli là con i depositi più esterni, pieni, quindi Poi vabbè, se perdo l'attacco chi se ne frega, vaffanculo, ciao. Vedete, ho preso buono di nero, però se scendo troppo di coppe poi non trovo più gente. Direi di andare a cercare subito un altro avversario. Ragazzi, l'ho trovato l'avversario ed è così. Ora, io ne ho già beccati altri di questo tipo. Perché hai messo le... Cioè, ragazzi, qualcuno mi spiega perché ha messo le mura intorno all'albero? Perché? Ma perché? Allora, tu adesso mi spieghi il perché. Allora, io penso di aver capito come attaccarlo questo. Sì, sono partito di un po' di allora, ma va bene. Vabbè. No, non... ma perché intorno... Questo credo che sia abbastanza inattivo. Direi di andarci a giocare pesantemente la carta di tristellare sto deficiente e di fottergli anche 13 corone più il 426 di nero, che mi serve tantissimo. Direi che con 200 archi e un re barbaro potrei farli male. Ne ho già attaccato uno simile io, era TH9 addirittura. Sì, gente TH9 peggio di questo, perché quello non aveva mura proprio, zero, ma zero proprio. E l'ho tristellato, sì. Questo, sì, vabbè, c'è un po' di tesla, c'è un mortaio. Il re barbaro sta facendo una brutta fine, però 2 stelle fatte. Nero fottuto. Questo lo tristello, ragazzi, ma di brutto anche. Cioè, ragazzi, è bello beccarli sempre questi, è divertente. Soprattutto a sti livelli, becchi sta gente qua, cioè. Vabbè, ti chiedi cosa hai sbagliato della vita per beccare gente di questo. Beh, più che altro no, cosa hai fatto di bene nella vita per beccare una bomba gigante che farà piazza pulita. 90% dovrei aver finito. 3 stelle sicure. Cazzo, no, devo distruggere anche la roccia. Cazzo. Non ho distrutto la roccia, scusate ragazzi, ho perso la battaglia. Cioè dai, ma che gente becco, che culo però, cioè. Andiamo alla ricerca del nostro terzo avversario. Allora ragazzi, vedete, io cercavo gente così.
che vedete il deposito è l'infine, i conti non è tanto distante. Io con 157 archi potrei anche farcela, so che c'è il mortaio che romperà le palle, non so se ce la farò a fottere nero, proviamoci. Allora io butto gli archi in questa posizione qua, perché sono tutti ravvicinati e vanno tutti al centro, in teoria. Alcuni si allargheranno tipo, però un colpo di mortaio colpito a casissimo. Con 150 truppe scommettete che glielo prendo in nero, perché l'attacco sta andando bene. Adesso dovrebbero con no. Bene, un paio di cazzi andati a male. Finito il truppe, tra l'altro, 29. No, vabbè, il nero gliel'ho preso comunque. Sì, il nero gliel'ho preso. Ho preso ben 400... Beh, ho già fatto 2000 di nero, ho già fatto. Tre attacchi. Ora capite come ho fatto a riuscire a fare nero, l'ultimo nero nel giro di qualche giorno, perché cioè, è stata una cazzata in fin dei conti. Attaccare così, beccare gente così e va benissimo, anche se perdo chi se ne frega, cioè ho fottuto 348 di nero, a me serve questo. D'accordo ragazzi, io mi sono anche dilungato fin troppo. L'attacco è andato direi abbastanza bene, è andato. Sono davvero contento per questo attacco, io direi di fare subito altre truppe. E direi anche di terminare il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Io stasera la sto portando avanti con molto molto interesse, proprio perché a me piace. Adesso poi siamo in procinto per il TH8, quindi ci siamo veramente vicini, ci siamo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e soprattutto commentatemi. Scrivetemi cosa ne pensate voi di questa serie. Vi lascio a voi un commento di questa serie. E alla prossima belli. Ciao ciao.